Come hai conosciuto i progetti Wiki? Se conosci solo Wikipedia, conosci anche progetti fraterni? Allora diciamo che Wikipedia sì, la conoscevo da tempo e mi pare nel 2006 avevo inserito una voce con una certa fatica, confesso perché non è assolutamente semplice. E ne avevo inserita un'altra, mi pare un anno dopo, ma è stata una cosa, diciamo, quanto collaboratrice assolutamente saltuaria. Invece, con la fine dell'anno scorso, è venuta fuori questa idea di attivare una collaborazione tra le biblioteche toscane, soprattutto le biblioteche pubbliche, e Wikipedia. Perché questo? Le biblioteche, diciamo, hanno, da un lato necessità di farsi conoscere e quindi siccome oramai Wikipedia è un luogo del web conosciutissimo ed diciamo, l'accesso è presente sui maggiori quotidiani italiani, quindi diciamo, un luogo in cui tutti vanno, le biblioteche comunali approfittano in qualche modo di questa visibilità per dirci ci siamo anche noi, ci siamo anche noi, facciamo queste cose, abbiamo certi libri e così. Questa è una cosa. E l'altra cosa è che siccome le biblioteche pubbliche sono tante e sono in tutti i comuni d'Italia, allora le biblioteche possono contribuire a far conoscere e a pubblicare su Wikipedia informazioni relative al loro territorio. Perché abbiamo visto che ci sono le voci dei comuni su Wikipedia, però sono fatte più o meno estesamente a seconda se in quel comune c'è una persona a cui interessa quella determinata cosa. Mentre le biblioteche, diciamo, se coinvolte, possono decidere di, diciamo, inserire abbastanza a tappeto informazioni relativamente a edifici, personaggi, associazioni, cose che sono nel loro territorio. E l'altra cosa, possono anche, essendo le biblioteche abituate ad avere anche nelle regole nel fare le cose, possono decidere di dare uniformità alla loro voce, quindi avere, diciamo, dare omogeneità alle informazioni che inseriscono e soprattutto, diciamo, hanno il modo, conoscendo il territorio e avendo al loro interno molta documentazione su ciò che è presente sul loro territorio, inseriscono delle informazioni autorevoli e non casuali. Come è andato il corso e cosa cambieresti? Quali sono i tuoi commenti, le critiche? Vedendo insomma da queste esigenze, da questo bisogno che ci hai detto con le biblioteche toscane, con le Wikimedia Italia, abbiamo provato a organizzare questo corso per i bibliotecari toscani sull'utilizzo di Wikipedia e sulla presentazione di alcuni progetti fratelli, Commons e Wikisource soprattutto, e facendo quindi due incontri con alcuni bibliotecari toscani. Come è andato secondo te sono andate queste due lezioni? Cosa ti è piaciuto, cosa non ti è piaciuto, cosa si potrebbe migliorare? Diciamo, abbiamo fatto appunto due corsi per complessivamente una trentina di bibliotecari. Le persone sono state molto coinvolte da parte di due docenti che hanno in qualche modo entusiasmato i bibliotecari a questo lavoro. Rimane probabilmente il problema che diciamo, dietro l'entusiasmo è nel momento in cui uno si avvicina alla redazione della voce, le voci sono complicate da farsi, la parte editoriale è complicata. Quindi probabilmente dovremmo dedicare maggior tempo a delle prove pratiche di inserimento delle voci, in modo che diciamo, da superare il timore che le persone hanno nel mettere qualche informazione perché temono di sbagliare, non sanno se è giusto e così via. Quindi diciamo, abbiamo creato apposta una lista di discussione biblioteca-wikipedia.org per cercare di condividere le
le esperienze, i dubbi e aiutare i bibliotecari in questo lavoro. Diciamo, per ora le cose stanno andando molto lentamente, però diciamo, con un po' di stimolo da parte centrale, diciamo, sia della regione sia probabilmente anche dai due docenti, con il tempo credo che riusciremo a fare un buon lavoro. Secondo te quali potrebbero essere altre sinergie fra Wikipedia e in generale i progetti fratelli e le istituzioni della memoria, che possono essere biblioteche, musei, archivi, i cosiddetti GLAM, insomma, e anche a livello un po' ideale, un po' utopistico, quale sarebbe secondo te un futuro ideale fra un rapporto fra queste due istituzioni, molto diverse l'una dall'altra? Ma credo che diciamo, le sinergie potrebbero essere tantissime. Diciamo, è importante che le istituzioni si pongano in modo aperto verso il mondo del web e quindi di conseguenza anche verso Wikipedia. I problemi complessissimi di copyright diciamo, in certi casi hanno bloccato qui in Italia delle buone iniziative. So che per esempio in Germania alcuni musei hanno fornito spontaneamente a Wikipedia una quantità enorme di materiale iconografico, lo stesso Wikipedia non è riuscita a fare in Italia per delle normative che sono eccessivamente restrittive a danno e di Wikipedia ma anche delle istituzioni, perché diciamo, essere visibile è interesse di tutti quanti oramai e non capirlo è abbastanza grave a mio parere. Secondo te, a parte queste barriere legali che non citavi, possiamo dare un nome anche in questo senso alla legge urbana o altre leggi che pongono dei limiti effettivi al libero utilizzo di materiale che di suo sarebbe di pubblico dominio, ma magari è appunto di un museo che tende a essere un po' proprietario, un po' geloso di quello che possiede, non vuole che venga liberamente messo in rete, c'è sempre un po' questa paura di internet come qualcosa che ruba anche a livello di cultura. Quali sono altre barriere culturali con il mondo open che le biblioteche, in questo caso i bibliotecari, hanno? Esiste appunto qual è il rapporto tra i bibliotecari e il mondo open, il mondo delle licenze libere, e per esempio qual è il rapporto dei bibliotecari con queste nuove modalità autoriali, se vogliamo dire? Wikipedia ha un meccanismo tutto suo, completamente nuovo, e non ha un comitato di redazione, è creata estremamente democratica ma è anche estremamente anarchica, e spesso quelli che erano i custodi del sapere, che potevano essere bibliotecari, potevano essere enciclopedisti, potevano essere professori, tendono a essere molto diffidenti, se non spaventati, da questa nuova ondata. Diciamo, il problema è delle biblioteche, perché se le biblioteche non si rendono conto che il mondo oramai si è rovesciato a 360 gradi e che quindi non possono più continuare un modo tradizionale di esistere, il rischio è che continuerà a vivere Wikipedia e le biblioteche chiuderanno. Quindi i bibliotecari devono obbligatoriamente diciamo, entrare in modo propositivo nell'ambiente web, devono essere in grado di proporsi, così come si propongono, mettiamo a caso in questa bellissima biblioteca, devono essere in grado anche di incontrare gli utenti sul web e di superare proprie remore e svolgere la funzione di mediatori tra le persone che cercano informazioni e le informazioni nel web, inventandosi anche, diciamo, dei mestieri diversi, nuovi da quelli che sono abituati a fare fino ad ora. Grazie dell'ospitalità e della disponibilità. Ringraziamo la biblioteca, la direttrice Stella Rasetti di questa bellissima biblioteca, e grazie a voi di essere venuti qua.